Continuano gli incontri formativi del SANIT, Forum Internazionale della Salute, ospitato a Palazzo dei Congressi dell'EUR. Stavolta la tematica affrontata è stato il sovraffollamento dei servizi di emergenza, un fenomeno preoccupante e sempre più diffuso negli ospedali italiani. L'evento, organizzato da Simeu Lazio, promotrice di studi dedicati al sovraffollamento e al rischio clinico connesso, e da SPES, Sindacato Professionisti Emergenza Sanitaria, è stata un'occasione per approfondire il fenomeno e dare delle possibili soluzioni. Il sovraffollamento è una delle emergenze più grandi nella sanità. Perché la scelta di questo convegno da parte di SPES? Perché questa è una vetrina importantissima nel panorama della sanità nazionale e quindi avere l'occasione di presentare in questo contesto questa problematica ci è sembrato uno dei luoghi migliori che potevamo trovare assolutamente. Quali sono le emergenze più gravi che avete rilevato? Dal punto di vista del sovraffollamento abbiamo ritrovato una condizione che ormai è diffusa a macchia di leopardo ma in maniera importante su tutto il territorio nazionale e che riguarda il problema dei pronto soccorsi che ormai sono sempre più intasati non tanto dal flusso di pazienti che si presentano al pronto soccorso anche qualora non avessero proprio una stretta pertinenza di pronto soccorso, quanto dal fatto che c'è una cospicua quota di pazienti che bisogna ricoverare e non si sa più dove metterli perché non abbiamo i posti letto disponibili. La mancanza di prestazioni di soccorso connessa con l'aumento del numero dei pazienti crea non solo un problema di assistenza agli utenti, ma anche una cattiva gestione ospedaliera che si ripercuote sul lavoro degli operatori del settore. Il sovraffollamento dei servizi di emergenza naturalmente comporta degli aspetti medico-legali, quelli che lei sottolineerà. Quali sono queste emergenze? Dunque, dal punto di vista medico-legale, ovviamente il sovraffollamento, come ormai dimostrato da tutta la letteratura internazionale, causa un aumento di eventi avversi. Non sempre fatali ovviamente, fortunatamente, ma dietro ogni danno evidente si sa che ci sono tantissimi altri danni o quasi danni che possono essere provocati ai pazienti. In più c'è una condizione anche degli operatori, legata agli operatori, di disagio profondo, di disagio che viene anche proprio dall'empatia con i pazienti e dal sapere di non poter essere adeguati a questa situazione. Quali sono le soluzioni che proponete? Ma le soluzioni sono un attimino di rivedere il piano che riguarda il taglio dei posti letto sia su base nazionale sia su base regionale delle singole regioni, soprattutto quelle sottoposte al piano di rientro, che ovviamente sono quelle più delicate. Poi la cosa che tutti stiamo dicendo ormai da anni, ma che ancora non si fa fatica a vedere concretamente realizzata, aumentare i servizi territoriali, assolutamente.